Buongiorno amici, benvenuti in cucina con Mau. Andiamo a scatenarci con un bel risotto alle triglie e alle cozze. Eccoci qua. Mettiamo dell'olio d'oliva, extravergine se possibile, e via. Gustiamo le nostre trigliette che abbiamo pulito. Abbiamo le cozze qui, le abbiamo lavate bene. E tagliamo due belle cipolle, belle. Abbiamo del riso. Ecco qua, un riso rosso rustico. Facciamo vedere il nome della pubblicità. Hey guys, risotto with mussels and red mullets today. Okay, red rice, you can get in the supermarket here in London. Okay. Okay, let's clean up our onions. Need a proper knife, but there we go. Buona domenica a tutti. Guys, Cagliari Calcio won in Campania yesterday against Benevento 2-0. Very good game. Just about, but we won. Second in classifica. In the championship. There we go. Okay, the oil is very hot. Now we put some onions in. Let's clean up here quickly. Make sure the oil is not too hot though, yeah? Right. Let's wash the onions. Okay, chop them finely. Okay. There we go. Let's put some music. Ok ragazzi, tagliamo le nostre cipolle, tagliamo coltello qualsiasi, non è che non fatevi male, così, l'olio caldo qua e facciamo appassire. Io metto dell'acqua a bollire. Ok, pentolino qui a fianco, facciamo un brodo con le teste delle nostre triglie. Ok? Un brodino di pesce. Ecco. Cipolla in abbondanza, non abbiate paura. Hey guys, we make some stock with the red mullet head. Right? Easy peasy. There we go. Plenty onions. Nicely chopped. Finely chopped. There we go. Make sure they don't burn or anything. Just like that. Add this stage some salt. Right. That's it. Okay. I'm gonna remove the heads from my red mullet, which are already clean. Okay.
cook them for about 20 minutes, even less, just to make some stock, right? You know what, I put a third onion too. Buongiorno caro Riccardo, grande Cagliari ieri. Ah, a casa mia c'era un buon umore ragazzi, unico. Quando vince il Cagliari si rinasce, da buoni sardi. Forza Cagliari, anche in Serie B, non fa niente. Abbiamo fatto un figurone, giusto Riccardo? Riccardo grande campione di calcio. Giocato nel Palermo Riccardo, non si gioca, non si scherza. Allora raga, facciamo rosolare bene le nostre cipolle, tre belle cipolle abbondanti. Hey guys, I add another onion, I want plenty of it, okay, make sure it doesn't burn, keep stirring it. I add a touch of salt already, my red rice is here, ready to go, 500 grams. Okay, now I remove the heads from my red mullet, gently, I put to boil, with some stock. You need a proper knife really. Okay. Ecco qua ragazzi, buongiorno Gaetano, benvenuto qui a Londra, si celebra la vittoria del Cagliari Calcio, grande secondo in classifica, figurone di Liberani. Beh, continuiamo a tagliare teste e le mettiamo a bollire per farci un bel... sono guidate, quindi aggiungerlo al risotto, okay. Se non va bene le triglie, sono un pesce delicato ragazzi, dovete fare attenzione. Ecco qua. Tanto passano i bambini da dietro, facciamo un risotto alle cozze e alle triglie caro Gaetano, ok? Ok guys, prepare in stock with the red mullet's heads, right? Give it to me, ok? Ok ragazzi, occhio che non si brucino le cipolle, mi raccomando. Così. Adesso io sposterò le triglie perché qui sono molto caldo. Poi vi spiego cosa faccio. Ok. Diamo una pulita al tagliere. Ok, le cipolle, mi raccomando ragazzi, non si devono bruciare. Però devono appassire, ok? Do il paranese risotto via, ok?
ragazzi. Allora, le cipolle sono biondite per bene. Nel sottofondo la moglie che si preparava a lavorare di domenica. Eccoci qua. Adesso aggiungiamo il riso, ragazzi. A questa parte però aggiungo un po' d'olio. Olio vegetale, poco poco così. E ci facciamo appassire le cozze. Alziamo la fiamma. Allora, io questo qui metto anche un paio di spicchi d'aglio. Ecco qua, io prendo una testa d'aglio, ragazzi, ok? E la lascio passare lì con le cipolle. Ancora un attimino. Allora ragazzi, qui ho le mie trigliette, gli ho dato una bella sciacquata, però andiamo, facciamo i passaggi ben fatti. Le cipolle sono belle bionde, si sono giallite un po', no? Dai, 10 minuti, a little the rice now. Ok, 500 grams, there we go. Quality rice, eh? Right, you find it in London supermarket, no worries. Okay, let it roast, let it toast for a couple of minutes, not too long, yeah? Okay, now I'm going to, okay, my oil is warming up here for the mussels. Again, put some garlic in it and let it go. Not sure how much you can see here. Okay, is it better? Ragazzi, allora qui faccio il brodo di pesce, pian piano, va da solo, ci aggiungo anche qualche pezzo di verdura. Ecco qua, nel mio brodo ci metto 2 pomodori, ragazzi. Mettiamo dentro così, fa un bel brodino. A quella parte le cozze rosolano. Qua, lasciamo un po' dello spazio, abbiamo un po' di prezzemolo lì, gli diamo una pizzatina, occhio al nostro riso che tosta, okay. E facciamo così, mettiamo via, pizzatina prezzemolo, così 2 ciuffi, giusto per dare il sapore. Adesso quello che avevo in frigo, ragazzi. Ah, non lo so, non farmi queste domande, Gaeta. Io non fumo, non so neanche che siano queste sigarette a storno, sono degli anni 50.
idea. Meglio non fumare, ragazzi. Allora, mettiamo anche un bel peperoncino. Mettiamo a cavallo. Poi facciamo rosolare le nostre tigliele, però le tolgo, le porto via, lontane dal calore, capito, ragazzi? Mettiamo via. Allora. Nelle mie cozze, o meglio nel dado, ci aggiungo un po' di pepe nero, sì. E facciamo cuocere, vuol dire, ok? Adesso il mio riso si è tostato bene e possiamo iniziare ad aggiungere inizialmente dell'acqua, ragazzi, poco acqua. Ok, allora qui l'aglio sta colorando e dobbiamo essere più veloci con il fritto di prezzemolo. Questo è un risotto spettacolare, guys. Chop finally your parsley. We'll give a wonderful flavor. Ok. Now it's time to transfer my mussels in the pot. Put the lid on. Piano piano, altrimenti vi fate male. Hey guys, give a cup with your knife, eh? Do not play games, ok? Now I can transfer my parsley in. That's it. Okay, here you can see it. Okay, now should just do a couple of minutes, 2 minutes, guys, no more. That's it. Okay. Close it again. Job is done. Okay. I'm sure this doesn't... Don't waste anything, guys. Nothing. Nothing. Please. Always clean your boards. Your cooking area is clean and tidy. Okay, really guys, I need to count 1 or 2 minutes, no more, for my mussels. Okay, there we go, job done. Switch off the flame, that's it. That's it, switch it off. Okay, now I see what I'm going to do. Okay. There we go. Now on the juice, put it gently. It's not easy. It's not easy. Take off. Wait. Okay, I need to find a way of removing the juice and add it to my rice, okay? I don't know how I'm gonna do it, but I will do it. Okay, one.
Hey guys, what do you think? Yeah? Okay, now smashing. Okay, now I take the juice. There's a little baby mask on that. There we go. Like this. Okay. It's not finished. It's not finished. Now I move my stock into the big pot. Like this. It's gonna take the flavor of the mussels too. Right. Let it run. Let it run. Okay, that's it. Okay. I'm gonna squash my tomatoes there. There we go. Save it. And let it cook. Okay. Now I'm gonna take a pot. Just a minute, boys. You guys. Eccoci qua ragazzi. Ci siamo, eh? Lì controllare il nostro riso, adesso travaseremo il nostro brodo. Ok, dunque, nel corso dobbiamo spostare da qua, abbiamoci una padellina qui, passiamo la fiamma. Un pochettino d'olio d'oliva. Buongiorno Anna Maria, buongiorno Sergetto. Oggi risotto rosso alle cozze e alle triglie. Hey guys, warm up a bit of oil here. Ecco qui, un bel peperoncino rosso, ragazzi. Lo laviamo e lo facciamo rosolare lì un attimino, ok? Allora, io qui le trigliette, le cozze le abbiamo fatte cuocere un attimino. Dobbiamo iniziare a separare dal guscio. Metà, ok, qualche guscio lo togliamo del tutto, ok, cose veramente belle. Allora, non dobbiamo perdere d'occhio, ragazzi, il nostro
lento. Adesso aggiungiamo il brodo. Io devo fare un po' di acrobazie, ragazzi. Così. Ecco qua. Se ne versiamo un po'. Ok. Cosa? Via. Avete capito? Buongiorno Valeria, carissimo, carissima dottoressa. Eccoci qua, fare un risotto tutto pazzo, Valeria. Passiamo all'orto. Trigliette, cozze. Adesso facciamo colorare le nostre triglie nell'olio d'oliva. Lì, lo vedete là? Aspettiamo un attimino. Separiamo le cozze dal guscio. Cozze veramente belle, fresche, le prese ieri. Allora, i primi 10 minuti il video deve essere a fiamma viva. Ecco qua, i bambini lanciano la roba per aria. Do you mind? Eh? Do you mind? Vabbè. Gli ho chiesto la cortesia di fare il video. I bambini, poco gli interessa. Qui. Allora, mettiamo le nostre trigliette lì a rosolare un attimino, fiamma meglio alta. Carissima Valeria, il giorno ci si rivede, eh? Quando verrò a Cagliari, chissà. Oh. Ecco qua, non mettetene troppo, fatele rosolare un attimino. Continuate a togliere i gusci dalle cozze. Fate come faccio io, però le cozze devono cuocere un minuto, ragazzi, un minuto. Avete visto, ho coperto la pentola. Hi, Danny. What do you want? I'm recording. You are in the video. Right. No. Eccoci qua ragazzi, aspetta, fiamma viva. Adesso anche le nostre pigliette, un po' di peperoncino, si colorano. Questa è una cippollata, ragazzi, siamo su 3 cipolle. Andiamo avanti. Dai, sta cucinando il riso. Adesso possiamo togliere anche l'aglio. Togliamo. Il brodo si aggiunge pian piano. Ragazzi, you add the stock slowly, not in one go. Okay? Keep removing the shells wherever possible from the muscle, otherwise you won't have any space. Okay? Do what you can, yeah, do not worry. Do not worry. Look at that, dirty. When you grab it, ragazzi, adesso se è possibile pian piano girate le trigliette, devono cuocere un attimo, no? Non è che... ecco qua, io le toglierei adesso, non fa niente, giusto, adesso devono cuocere sotto un minutino, ecco qua, le spostiamo. Sì. Ecco qua,
aggiungiamo un attimino un pochino d'olio, ragazzi. E finiamo di cuocere le altre. Sempre una giratina a riso, assorbe tutta l'acqua. Ripeto, 3 cipolle, mezzo chilo di riso rosso, 1 chilo di cozze, 1 chilo di trigliette, 2 pomodori, acqua in abbondanza. Schiaccio qui le teste. Ecco qua, sono tutti i sapori, ragazzi. Non state vedendo un po', lo ricombino io qui, ecco, forse è meglio così. Questo il nostro brodo, ecco qua, io aggiungo ancora anche un pochino d'acqua, e ci siamo. Elaborata oggi, vero raga? E vabbè, sempre lì. Sì. Sempre lì a girare il nostro riso. Adesso deve ancora cuocere, c'è poco da fare. Ok. Mi raccomando, le cozze, le triglie si mettono solo alla fine, ragazzi. Dovrebbe essere uscire un bel piatto, eh. Ecco il nostro brodo ormai pronto. Schiacciate proprio le teste e tutto. Poi lo filtriamo. Va bene? Okay guys, smash the heads, smash the tomatoes, and again, when we're about ready here, we add the stock. Let it dry again, 1 or 2 minutes. It takes time, risotto takes time, but it's gorgeous, yeah? Top class. Okay, very special. There you go. Turn them upside down, if I can. They're very delicate fish, you know. And I'll throw it here. No easy. Buongiorno Roberto. Benvenuto nella cucina di Mau, oggi un risotto con triglie e cozze. Ecco qua. Via. Prendiamo il nostro risotto, lo sfogliamo bene. Okay, now again the colander, there we go. I'm not a master chef, I'm just a cook. No stock, I put not all of it, not all of it. I put enough. Thank you.
Sì, ci siamo, eh. Prendiamo adesso le triglie. Un fatto da staccare sul fondo. E di nuovo. Adesso qui c'è un po' di salsina e io la metto lì. Benissimo. Non sto facendo le cose come si deve, però raga, ecco qui pulitina, perché io faccio sempre con il bordello qua. Le pigliette hanno cotto 2 minutini come volevamo noi. Via. Bene ragazzi, dai che ci siamo, però il nostro lo sappiamo, no? Il riso ha bisogno del suo tempo di cottura. Adesso così, purtroppo non si può fare in 5 minuti. Io sposto le cozze ragazzi perché io ho paura del calore, però anche qui se c'è un pochino di sugo ancora noi lo mettiamo dentro. È un po' così, ci si arrangia, no? Le nostre figliette qui che raffreddano, sempre lì con la mano al panno, vediamo un po'. Eccoci qua raga, ci siamo, eh? Ci siamo. Logicamente non è pro. Hey guys, not ready. Let's get in there. Okay, so I'm gonna finish filtering my stock. Now it's cooked, it's ready. Okay, hopa. Right. Okay. Press it. That's it, the job is done. Board.
Adesso ragazzi abbassiamo la fiamma, è stata alta per parecchio, più del dovuto. Quindi adesso dobbiamo assaggiare un po' il riso, vedere a che punto siamo con la cottura. Hey guys, time to taste the rice. It's not ready though, but here we go. Let's see. Yeah, it's not ready at all. So at this stage I have a bit of salt, but not too much because you got the mussels already salted, yeah? Just a little bit. It's not ready. Okay. Still squash the heads for all the juice. Beautiful stuff, guys. Beautiful. Buongiorno Mary, benvenuta nella cucina di Mau qui a Londra. Today Mary, risotto alla marinara con cozze e triglie e tante cipolle come piacciono a noi. In particolare a un amico di Cagliari, Paoletto. Eccoci qua ragazzi. Dai. Questa è una bontà unica. E io intanto qui ho ancora da sgusciare un po' di cozze. Okay. Allora, apriamo così. E via. Una la si mangia anche. Bontà ragazzi, bontà. Facciamo bene, sto facendo un po' di casino, ma non fa niente, voglio eliminare i gusci, giusto tenerli un paio così. Ragazzi, guardate qua che spettacolo, qualcuno la mangiamo una così, eh? Che buono, raga. E vabbè, lasciamolo così, dai. Bene ragazzi, adesso a questo punto io ci aggiungo anche un paio di pomodori, e perché no? Ecco qui, due pomodori ragazzi. Facciamo a pezzettoni senza doversi stare lì a stressare, così, e li buttiamo dentro. Se ce l'ha fatto così, non troppo grandi, non troppo piccoli, perché poi dobbiamo tirare via la buccia, così, va bene? Continuiamo a mascolare. Io ho tirato su la fiamma un'altra volta ragazzi, perché è troppo lenta la cottura oggi, e vabbè. E adesso aggiungiamo il brodo restante, così.
Ecco qui ragazzi, sempre col panno. Buongiorno Valeria carissima, benvenuta. Stiamo facendo un bel risotto alla marinara. Abbiamo messo le cozze, le trigliette. Valeria, ho fatto un brodo con le teste delle triglie, pomodori, pepe. Ho fatto cucinare una ventina di minuti e ho aggiunto pian piano al nostro risotto. Il nostro risotto che oggi non vuol cuocere, sarà perché è domenica. Buongiorno Filippo, carissimo amico napoletano, ieri ve le abbiamo suonate, Cagliari 2 Benevento 0, in casa campana. Dicevo Valeria, ho fatto rosolare un po' nell'olio e il peperoncino, le triglie, giusto un minutino, lo stesso per le cozze, olio, prezzemolo e aglio, rosolato un minuto, tirato via i succhi e li aggiunti al mio riso, e poi questo brodo con le teste delle trigliette e via, ci siamo quasi, 5 minuti siamo pronti, dai, non vi faccio aspettare di più, caro Filippo, anche tu impara dai sardi. Si scherza. Ci siamo ragazzi, ci siamo, possiamo mettere su anche una canzoncina adesso. Benvenuto Sandro, risotto rosso ai frutti di mare, con le cozze, le triglie, ecco qui, tante cipolle Sandro, tante cipolle. Mettiamo un po' di musica, dai. Bella domenica ragazzi, c'è il buon umore con un Cagliari vincente, non ci batte nessuno, grande Liverani, grande Lappadula e lo Vumbo. Oh ragazzi miei, dai che esce il risotto, si velocizza la cottura se riusciamo a coprire la pentola, ma è andata così. Abbiate pazienza, io intanto faccio l'assaggino qua, ancora non è cotto raga, è duro il riso prima o poi mi dovrei invitare a pranzo nella sera, certo Vale, ci mancherebbe altro, tu dimmi quando arrivi e troverò uno spazio. Madonna, non cucina questo riso rosso raga. Che vi devo dire? Boh! Qui si fa notte. È duro. Il riso. Il riso è duro. Boh! E vabbè, allora diamoci una mossa. Apriamo un altro paio di cose. Grazie Sandro, grande amicone Sandro. Sono Lubrano. La 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 la. Ho fatto una bella dormita, raga. Anche per quello grande buon umore oggi. Non ce lo toglie nessuno, raga.
Andiamo! Andiamo! Via raga! Purtroppo qui siamo in lutto. Abbiamo un nuovo re. Re Carlo, grande, grande, grande personalità. Guardate qua. È buono. Ragazzi, sono uno spettacolo. Ecco qua. Caritaritaria, caritaria, tar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 a. Basta, andiamo un po' così. Quando non si aprono le cose bisogna stare attenti. Sono fresche però. Se non si aprono durante la cottura, buttatele. Sono l'ubrano. Ok raga, un'altra. Occhio sempre a riso, adesso c'ho, non è finito, it's not finished guys, it's not finished, right? Now I'm gonna add something, okay. Press the tomatoes, first of all, remove the skin, yeah? See, remove the skin, okay? Squash the tomatoes, remove the skin. Ok, ragazzi, togliete la buccia ai pomodori, ok, togliete la buccia così, vedete, per quello li ho fatti a pezzi grandi, no? Via, così lo mangiano anche i bambini, ok? Ecco qua. Adesso pressiamo bene i pomodori. Riposaremo. Ecco qui, ultimo pezzo. Ciao Sandro, ciao, passala bene anche tu. Ciao carissimo. Ecco qui, Katia, sono l'ubrano, amo e t'amo e t'amo. Ok, ragazzi, se non cuoce riso, hai voglia, non si mettono né le triglie né le cozze, anzi io le avrei anche spostate, per carità. Però possiamo farci un caffè e poi nel frattempo siamo a cavallo. Mettiamo un po' la caffettierina e raga, vediamo un po' quanto deve durare sto risotto. Inizio a perdere la pazienza,
Guys, I'm losing my temper now. It's taking forever. So it's red rice. It happened again a few weeks ago with the black rice. It took forever, God's sake. Not quite sure why. Ecco qua, sta colorando il nostro risotto. Adesso aggiungiamo il burro. Ecco qua ragazzi, una ciocca di burro e mezzo chilo, quindi un pezzettone così. Mariamo. Dai, dai, che usciamo a fare il nostro spettacolo qui. Ragazzi, ho messo il fuoco alto di nuovo perché qui non cuoci. Oh, o sono matto io. Mi sa che sto fallendo proprio come cuoco, Ancora non è cotto. Boh. Pietra, raga. Datemi consigli, Valeria. Vediamo. Boh, mi sa che torniamo fra un paio d'ore. Il riso non cuoce. Ma che riso vedi? Adesso io però mettiamo le cozze qui. Adesso io cosa vado a fare? Vado a stilettare queste. Queste. Coltelli sempre affilati, ragazzi, mi raccomando. Lasciamo una tre gallera lì, affilato il coltello, continuiamo a controllare il nostro riso che cucinerà fra un paio d'ore, non so cosa dirvi. Oggi un botto pesante, vale, vero, ci vuole tempo. Ma così è troppo. Pietre non ne mangio d'altronde, è proprio duro. Santo Antonio mio. Per fortuna abbiamo fatto brodo in abbondanza. Allora, cerchiamo di sfilettare queste acciughe qui, queste pigliette. Ma sono così belle, ragazzi. Vediamoli da coda. È difficile, 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 però vabbè.
la coda si può mettere logicamente nel brodo lì quando lo si prepara, ma ho fatto un po' le cozze lui. L'abbiamo finita con la trallallera, ragazzi. Siamo lì, nella salsina. Allora il caffè è pronto, il caffè è pronto, occhio che non si attacchi mai il riso sul fondo. Tra un po' beviamo il caffè, raga, e poi assaggiamo di nuovo, che vi devo dire? Cioè, io non so cosa fare. Caffè è pronto, senza zucchero. Raga, bel caffè, tutto nostro, italiano. Non facciamo il nome alla marca perché qualcuno si offende, però qui è tutto italiano finché si può, dalla pasta, non facciamo vedere i nomi per carità, però lì tanto non è sfocato, non lo vedete, eccolo lì. E beviamoci il caffè, raga. Spostiamo le cose qua, è troppo caldo. Guarda che bellezza. Caffè. Raga, che vi devo dire? Oh. Buongiorno Marcella, benvenuta carissima. Oggi risotto, Marce. Sto facendo un casino io qua. Risotto di cozze e frigliette. Va bene? Caffè nostrano. Buonissimo, il bambino mi ha chiesto la Coca-Cola, non gliela diamo.
Va bene ragazzi, noi insistiamo, ma questo non è cotto. Oh, Marcella, hai qualche consiglio? Poi ci aggiungere ancora del brodo. Assaggiamo. No. Ragazzi, fa l'una qua. Boh. Ragazzi, aggiungiamo pomodorini. Cosa vi devo dire? Non lo so. Ecco qui, un'altra manciata. Via. E mescoliamo. Questo non è pronto. Non cuoce. Boh, o sto impazzendo io, non lo so raga, qui è tragedia. Non ho scelta ragazzi, ma ci vuole un po' altra acqua calda, mi raccomando, acqua calda, non fredda. E facciamo cuoci finché il riso è pronto. Cosa vi devo dire ragazzi? Io non ci capisco più niente. Boh. Facciamo cuoci, beviamoci il caffè. Hey guys, it's taking forever. I'm very very sorry. Eh? Okay, haven't got a clue why. Red rice. I bought in, you know, traditional supermarket from London. Italian risotto, rice. Beviamo il caffè. Amaro, buonissimo. Boh, non ci metto le cozze né le triglie perché è il tocco finale, deve essere cotto il riso, ragazzi. Vediamo un po', non lo so, ragazzi. Boh, bisogna metterla a mollo, qualcuno mi ha detto, ma ci credo poco io. Quello, lo metti a mollo per far perdere un po' d'amido, ma non per farlo ramollire, non siamo matti qua. Boh. Sarei andato a fare la spesa, tornato, stava ancora a cuocere. È un poco alto, eh? Oh. E vabbè. So che dirvi ragazzi, questo non è cotto. Il sale è tanto giusto. Dovremmo farcela ancora un pochino, ragazzi. Ancora un pochino.
Siamo tutti ammutoliti, raga. Come al solito schiacciamo i pomodorini e tiriamo via la buccia. Non so che dirvi, ragazzi, non avrò visitatori questa domenica, ne sono sicuro, perché fa ridere i polli. Questa storia fa ridere i polli. Il riso che non cuoce. Non è che l'hanno sbolognato all'Inghilterra, perché come tipo di riso non va giù in Italia. Non lo so, ragazzi. Io mi arrendo per un po', cioè, puoi stare davanti ai fornelli tutto il giorno, Assaggiamo. Niente. Questo non vuole neanche per 10 giorni. Non mi resta che aggiungere acqua, raga. Thank you.
Ragazzi, ci siamo stufati, chiudiamo il video qua, magari mi ricollego fra un po' quando è pronto. Ciao a tutti da Mau.